A Videotop con grande piacere abbiamo con noi Stefano e Umberto, vale a dire gli Anima. Benvenuti ragazzi. Ciao a tutti, Ciao, ciao a tutti, grazie per averci grazie. invitato. Allora, diciamo che una cosa ci accomuna, siamo tutti quanti sotto la stessa luna. Sembra banale, ma è importante, se non definire. Sì, siamo tutti sulla stessa barca, possiamo Anche dire sulla anche. stessa barca. Ci sono delle similitudini che ci accompagnano un po' tutti quanti. In realtà la stessa luna era in virtù del vostro ultimo singolo in ordine di apparizione. Esatto. E nasce anche da una realtà che, ahimè, stiamo vivendo ormai da troppo tempo. Sì, effettivamente sì, proprio così. La canzone è nata proprio nel periodo del Covid e ha un significato abbastanza importante ed è stato anche utilizzato da un'associazione assistenziale chiamata ANT, che fondamentalmente sta per Assistenza Nazionale Tumori e quindi permette diciamo di curare anche a casa i malati di tumore e, raccogliendo dei fondi per mezzo di una lotteria online. Questa proprio per il significato della canzone, cioè del cercare di essere tutti uniti per combattere contro le difficoltà della vita, che possono essere appunto una pandemia globale o come può essere problemi più semplici o anche molto più gravi, come appunto le malattie e tutte le situazioni dolorose che accadono. Da esperienze diverse, però intorno, dico bene, 2017 vi siete incontrati? Sì, Sì, esatto, verso la fine. fine Sì, 2017. siamo proprio. Come è successo? Come è andata? Semplicemente io è partito tutto, diciamo, dal mio vecchio gruppo, perché avevo un altro gruppo, e in quel periodo lì stavamo cercando un bassista, Ok. perché Stefano principalmente è un bassista. E niente, da lì abbiamo provato tramite, com'è che si chiamava? Non mi ricordo più Un sito di incontri per musicisti. Sì, Ah, avevo ok, pensavo. incontri per musicisti. Avevo già immaginato cuori solitari, cose così, no? Un Che è sito per famoso, non incontri vogliamo con. fare pubblicità. Ah, Essendo ok. famoso, non vogliamo fare pubblicità. Giustamente. Quindi, niente, ho risposto all'annuncio perché ho comunque sentito alcuni lavori e mi sembravano molto ben congegnati, ma beh, sicuramente molto, molto tra virgolette crudi, no? Perché comunque era una band che suonava senza, diciamo, no, grandi esperienze di Sì, registrazione, all'inizio se non una. sì, diciamo che all'inizio eravamo molto crudi, cioè Ruspanti, belli. non eravamo sì, molto crudi, ma non ci soffermavamo più di tanto su come scrivere la musica, come arrangiare, ecco. Poi è arrivato il E quando si patatrack. sa, quando c'è patatrack, che cose Eh succedono? sì, diciamo che mi ha messo una pulce nell'orecchio. Vabbè che io più o meno su determinate cose siamo molto affini. Sì, di base veniamo da diversi generi musicali, Sì. ma alla fine la melodia, il piacere di sentire una bella melodia, che sia da death metal svedese o che sia Robbie Williams, una bella melodia è una bella melodia. Poi come la vuoi Esatto. colorare, la puoi colorare per i diciassettenni che si scontrano nei concerti o per far piangere le sedicenni, cioè, o per far innamorare la quarantenni, non, cioè è sempre una bella melodia. Insomma, l'importante è che poi il risultato abbia un'anima. Esatto. Bravissimo. Mi sembra Deve essere sempre qualcosa da dire, ci deve essere giusto. un punto a cui la Sì, diciamo canzone un deve messaggio. arrivare.
No, per me è fondamentale il messaggio in qualsiasi pezzo che fai, e, cioè, se no cosa, cioè, la musica è comunicazione. Tempo fa, dopo che vi siete incontrati, avete inciso un album. Adesso c'è un percorso diverso di 3 singoli che arrivano per poi raggiungere l'obiettivo album, o andate di step in step? Allora, tendenzialmente ne abbiamo parlato senza raggiungere esattamente un percorso definito. Presumibilmente faremo ancora qualche altro singolo, cercando di aumentare probabilmente la frequenza, certo, di pubblicazione, perché insomma abbiamo la possibilità di farci tutto noi, nel senso che siamo dotati di uno studio di registrazione che ci permette di fare studio. Esatto, un home studio che ci permette di uscire comunque con una qualità accettabile, diciamo, sicuramente, certo, non vorrei, però comunque accettabile. Sì, sì. E quindi faremo sicuramente altri singoli che abbiamo già in cantiere, uno praticamente finito, un altro al 70%, diciamo, e quindi ne faremo ancora sicuramente 2 uscite singole, e poi magari o raggruppiamo tutto con un album. Però diciamo che nell'era digitale tutto ciò è più filosofico, esatto, è un discorso che non ha più la valenza che aveva una volta, l'album, esatto, i singoli, cioè adesso la liquidità della musica ha sconvolto un po' quelle che sono le regole di una volta. C'è una fruibilità un po' diversa. Esatto, esatto. Beh. Anche perché poi si farebbe un album con tanti pezzi usciti in anni diversi, momenti diversi, suoni diversi, colori diversi, sì, certo, cioè non sarà come i famosi Aerosmith che uscivano sempre con lo stesso suono su tutti gli album, tutte le canzoni, tutto identico, sì, un copy, tutto uguale ma diverso. Esatto, cioè, esatto. Beh, per ora teniamo come punto di riferimento fermo, no, dal quale non ci scostiamo, e che siamo tutti sotto la stessa luna, come dicevamo, e poi da lì in poi vediamo come si evolve la situazione. Io vi faccio un grande in bocca al lupo e ci sentiamo alla prossima per le nuove avventure musicali degli anni. Sicuramente. Sicuramente. Grazie. Ciao, grazie ragazzi. Grazie. Ciao a tutti. A presto. A presto. Ritorneremo ancora quando saremo pronti. Andrà tutto bene, solo stando insieme.